C'è grande preoccupazione nei palazzi della giunta regionale tra i dipendenti, che non hanno ancora certezze sul fondo per pagare i loro premi di produzione, nonostante la regione proceda invece nel pagamento della retribuzione individuale di anzianità, la RIA. Sono previsti infatti altri 3 milioni e mezzo di euro per la RIA, con tranche da oltre 100.000 euro l'una, sebbene una sentenza della Corte Costituzionale abbia ritenuto che questa sorta di regalia non aveva ragione di esistere, tant'è che sul provvedimento c'è anche in corso un'inchiesta della Procura. Intanto è saltata anche la riunione per far chiarezza sul fondo da cui attingere per pagare il salario accessorio. C'è agitazione tra i sindacati che temono tagli anche ai premi di produzione. L'ipotesi è fondata in tempi di bilanci di previsione da vacche magre. La UIL, Funzione Pubblica, unico sindacato che sulla vicenda sta dando battaglia, urla allo scandalo ed è in procinto di denunciare tutto alla Corte dei Conti. Come se non bastasse, è arrivata come una doccia fredda la sentenza del giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropaolo del Tribunale di Teramo, che ha condannato la Regione Abruzzo per comportamento antisindacale. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha infatti messo in esubero una settantina di dipendenti e ha proceduto al trasferimento da una sede all'altra di un'altra trentina di dipendenti, senza però consultare le organizzazioni e le rappresentanze sindacali, come impone invece la legge. Il giudice ha ora disposto che la Regione faccia marcia indietro. Insomma, tutti dovranno tornare al loro posto e molti dei dipendenti già si sono rivolti agli avvocati per ottenere un congruo risarcimento. Da fenomeno goliardico a occasione per riflettere sulle tradizioni ed il potere del confronto e la critica, purché costruttiva. Torna per il 12° anno il Pianeta Maldicenza, manifestazione che anticipa le celebrazioni tutte aquilane in onore di Sant'Agnese. Un festival per stare insieme, ridere e sorridere ma tenendo acceso il cervello, pensando sempre al peso delle parole e all'uso che si fa di queste. Si inizia il 7 gennaio con una tombolata agnesina all'Auditorium Biper, una tombola con 99 numeri, altro simbolo nella città delle 99 piazze e delle 99 fontane. Si riprova perché è molto difficile fare questa tombola con 99 numeri, insomma la prima volta c'è stato qualche inconveniente, ora si riprova la seconda, poi si decide se continuare perché costa fare questa tombola, costa molto. La kermesse però verrà spalmata su due fine settimana ed il 13 gennaio ci si dedicherà alla riscoperta delle tradizioni culinarie legate a Sant'Agnese, a Palazzo Fibbioni, mentre a Tornimparte verrà promosso un incontro per approfondire il valore del dialetto come presidio dell'identità civica. Il 14 spettacolo teatrale al ridotto del Teatro Comunale, mentre il 15 gran finale con il concorso di arte critica e la consegna all'Auditorium del Parco del Palio di Sant'Agnese alla confraternita vincitrice e premiazione dell'Agnesino d'Oro. Noi abbiamo notato che insistere sui giorni infrasettimanali è difficile per ragioni comprensibilissime per il lavoro di tutti e invece i weekend sono un po' più liberi e l'accesso alle nostre manifestazioni quindi è più importante per tutti.